Allora, chi è che vuole parlare contro? No, nessuno. Allora, dichiaro aperta la votazione sull'accantonamento. Allora, bene, mi pare che abbiano votato tutti i colleghi. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge per 104 voti di differenza. Allora, mettiamo in votazione il 9.51, parere contrario, Commissione, Governo, quinta Commissione, favorevole relatore di minoranza. Dichiaro aperta la votazione. Pilozzi, Vecchio, ci siamo? Hanno votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 116, contrari 262, la Camera respinge. Siamo al 9.52 del grosso, parere contrario di Commissione Governo, quinta Commissione, favorevole dei relatori di minoranza. Nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Frusone. Patriarca. Murer. Alfreide, ci siamo? Bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 105, contrari 278, la Camera respinge. Siamo al 9.53 del grosso. Qui abbiamo parere contrario di Commissione e Governo, favorevole i relatori di minoranza e contrario la quinta Commissione. C'è il deputato Del Grosso che vuole intervenire, prego. Presidente, lo ritiriamo e Sì. ritiriamo anche il 9.3 a prima firma Maglio Di Stefano. 9.3, d'accordo, la ringrazio. Allora continuiamo con il 9.54 Spadoni. Qui i pareri sono contrari di Commissione, Governo, quinta Commissione, favorevoli del relatore di minoranza. Allora, deputato Pini ha chiesto di intervenire, prego. Grazie Presidente, per sottoscrivere questo emendamento a prima firma della collega Spadoni, ha già illustrato la collega le motivazioni, io aggiungo anche motivazioni un pochettino più di carattere storico, oltre che politico. Continuare a pagare un signore che per tanti anni ha lasciato sospeso la questione dei Marò senza portare nessun tipo di risultato pratico positivo, finalizzato alla risoluzione della controversia che vede purtroppo ostaggi i due fucilieri di Marina nei confronti di uno Stato estero, penso sia un'offesa prima che ai cittadini italiani.